ragazzi, benvenuti in un nuovo video sul canale di Luvaige. E Soto! La mia piccola Soto! Mi devo togliere gli occhiali perché c'ho una macchia, sembra che mi ha scagazzato un uccello sulle lenti. Sulle lenti. È bravo. Ora non vedo un cazzo, però vabbè, piccoli dettagli. Tanto non devo dire. Allora, cosa mangiamo di buono oggi, mia piccolina? Allora, mangiamo peperoni fatti da sua mamma. I peperoni della suocera. Sì, di solito li sono buoni, però li vedo navigare un po' troppo nell'olio. Vabbè, ma si sa. E poi le nonne cucinano tutto nell'olio. E poi mia mamma no. Vabbè, tua mamma non è ancora nonna. Ma non lo farebbe mai. Vabbè, senti, ma che c'è un video per criticare la cucina di mia madre? No, però c'è tanto olio. Pollo. Pollo. Mangerò io. Sono pollo, non ti piace. Va bene, ragazzi, allora. Grazie della visione. Raccontaci di questa ricetta fantastica, meravigliosa. Allora, pollo infarinato, ma forse con un cucchiaio, cioè leggermente infarinato, è messo a rosolare con un cucchiaio e mezzo di olio. C'è un po' troppo olio nel pollo. Un cucchiaio e mezzo. E poi sfumato con un goccio di vino, rosso. E si sente in effetti, Sì? Molto alcolico, un po' troppo di vino secondo me. Davvero? Buonissimo. Non si sente il vino, che stai dicendo? Ironia. Fatto sta sfumato con il vino, poi due girate di salsa di soia, mezzo cucchiaio di passata di pomodoro e un cucchiaino di zucchero. Raga, sono entrato troppo in fissa per una canzone. Ho paura. Una hit proprio del momento che fa: il mio gatto nella pancia un motorino. Ma io dico, ma tutte ve le inventate? Avete troppo tempo libero, questo è il problema. Noi nella pancia abbiamo il compostaggio invece. Tutto ciò che entra esce come compost. Beh, tutti, penso che tutti cagano, no? Cazzo, è vero, però era per intendere che il nostro funziona in modo particolarmente veloce. Fai vedere quello che ci ha regalato Flower. Sì, allora, dobbiamo fare uno shorts assaggi, perché è un video assaggi è troppo lungo. Secondo voi che cos'è questa cosa carina, pucciosa? Non dirlo, Secondo voi è una mela? È una pera? È un pomelo? È una percoca? Certo, se Soto aspetta un altro po' a mangiarsela, diventerà moe compostaggio. Oh, oggi la devo mangiare! Cioè, raga, io gliel'ho portata. Ma esagero dicendo, quando te l'ho portata? Lunedì, giusto? O domenica? Lunedì, sì, okay. sì. Io l'ho portata lunedì e oggi siamo già venerdì e ancora la deve mangiare. La devo assaggiare perché dovevo avere il tempo di fare lo shorts. Sì. Duro. Allora, vogliamo darvi delle news. Allora, questi peperoni sono buonissimi, però... Molto. Secondo me se ci aggiungi un po' di tonno... Il tonno con i peperoni, vabbè, il tonno sta bene anche tutto, anche nella cheesecake. Beh, la cheesecake salata al tonno sì. È buona. Io volevo fare una battuta con qualcosa di tipo di dolce, ma vabbè, è vero, c'è anche la cheesecake salata. Quindi? Abbiamo delle novità. Luvaige incinta. Allora, prima di tutto, avete visto il nuovo banner? Che ne pensate? Il banner sarebbe quello sopra
Quando aprite la pagina del canale. Aprite la pagina del canale. Aprite la pagina del canale. Cliccate sul nostro loghino piccolino di fianco, cioè alla sinistra di Luva e Gessodo. Cliccate e guardate sopra il nuovo banner della serie. Ma l'avete cambiato? Non avevo mai visto quello prima. Capace. Vabbè. Come c'è scritto sopra, la programmazione sarà lunedì, mercoledì e venerdì. Video o live, vediamo. E poi, se abbiamo tempo e le riusciamo a preparare, delle live a sorpresa, tra virgolette, annunciate il martedì e il giovedì. Io non ci sarò. Solo un bel piccolo dettaglio. No, ma sinceramente allora non la capo. Tanto chi vuole vedere Luvige? Sì, appunto. Questo cuccino è buonissimo, richiama molto il pane. Peccato non avere un pezzo di pane. Puoi pucciarci questa. Mamma mia, che buono. Mo stavo pensando alla... Ho parlato di tonno e allora stavo pensando alla... Vedi che io ce l'ho il tonno, sì, il patè di tonno, quello lì buono che abbiamo preso. Ah, vabbè, ma quello non vale. Perché? Beh, non è come mangiare il tonno naturale. Presumo. Tutti i gatti nella pancia al motorino. E riallacciandoci all'argomento di prima, l'avevamo già chiesto, nessuno ha aderito, però noi vorremmo fare dei video sempre intrattenimento, più che altro i mukbang, che non siano mukbang dove ci guardiamo in faccia così, mangiamo e basta. Avevamo già detto, ci piacerebbe fare dei mukbang, sì, prendilo pure. Ah, ok. Dei mukbang, nei qua... Che hai fatto? Ma tutto così. E quello è quando ti rifai il filler alle labbra per qualche giorno dopo. Guardate, labbra naturali. Quello è il segreto di Luvige. In realtà sta tutte le domeniche a farsi le punturine. Sì, sicuro. Pensavo stessi dicendo le pippe. Sembrava così. No, quello non lo so. Non sono argomenti che una moglie dovrebbe trattare con il proprio marito. Ti sto sfottendo, mamma mia, che il mio gatto nella pancia motorino. Stavo dicendo, vorremmo i mukbang, più che altro perché le video ricette, le challenge così non hanno molto senso, però i mukbang renderli più interessanti e dei video di intrattenimento. Ovviamente queste cose che sta dicendo Sodo dice che noi vorremmo, però le ha decise. Sto dicendo, no, ne abbiamo parlato, amore mio, ne abbiamo parlato prima pure, amore. Ah, sì. Eppure nei giorni scorsi, amore. Amore, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, amore. Perché mi sto sentendo ridicola? Non è che ti stai sentendo, sei ridicola, vabbè. Fatto sta che, ascoltatemi, datemi retta 2 secondi, poi potete pure chiudere il video. Però per favore fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, perché nessuno mai commenta a parte... No, me la fai annerire! A parte Tuberotto, Roberta Dolce, Daniela... Facci di schifo! Ogni tanto Vale, ogni tanto Fabi. La nostra amica sorcina. Sì, diciamo, poca gente commenta, ma vorremmo sapere la vostra opinione. In mukbang li vorremmo trasformare in video di intrattenimento, cioè non è che vi facciamo il pippone, solo li fa sempre i pipponi, però. Ecco perché. Dare qualcosa che possa suscitare la curiosità e l'interesse. Cioè, trattare degli argomenti che non siano semplicemente... Ma l'abbiamo sempre fatto! Ma l'abbiamo sempre fatta sta cosa, Sodo. Mica parliamo solo di scemaggini nei video. Beh, cioè... quasi.
Beh, la gente piace. No, bugia, però vabbè. Oh, facciamo quello abbiamo che vogliamo. Crisi esistenziali, ok? Non sappiamo in che direzione far andare il canale. Vorremmo diventare un canale un po' più serio, un po' più professionale. No. Però allo stesso tempo il nostro livello mentale è talmente basso che è qualsiasi cosa è difficile per noi. Anche alzarci la mattina. Mena, Soto, dai, mangia per cortesia. Ho finito. Il mio gatto nella pancia molto lì. Madò amore. Madò amore. Mo lo senti nella testa il motorino. Sono entrato in fissa, è troppo forte quella canzone. Il mio gatto nella pancia motorino. Mamma mia. Tu scherzi, ma quando Dodo fa le fusa al gatto che ha mia mamma, che un tempo era mio, ora ormai è di mia mamma. E quando mai Dodo è stato... Ci abitavo in casa, quindi era mio. Ma io non sono d'accordo. Pumba era tuo. Pumba è mio. Ed è il gatto migliore di quella casa. No, era tuo. È mio. È sempre mio. Sì, come... Fatto sta che Dodo effettivamente ha il trattorino nel pancino. Sì. Ma quello è perché ha fame. Perché ha fame, perché fa le puzzette. E la sorella, che Doda. L'ha presa mia sorella. Doda. E si chiama Doda. Doda. Cioè, in realtà non si chiama Doda, noi la chiamiamo Doda. E fa pure lei le puzzette e sono usciti di famiglia, una famiglia flatulenta. Puzzolenti. Che ridere. Vabbè. Raga, vi piacciono questi gli affatti Sodo? Sì, li sto trasformando in degli orecchini. Sono due orecchini. Se volete avere delle info, contattateci in privato su Instagram. Su eccetera eccetera, potete acquistarli alla modica cifra di 200 euro, di un bocconcino di pollo. Quelli 2 euro neanche, non me li compra nessuno se ne metto più di 2 euro. 5 2 5 3. Basta, abbiamo detto tante stronzate. Va bene ragazzi belli, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi, no. Metteteci like, condividete, fate quello che volete, noi vi vogliamo tanto 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 bene. Sì, vi ricordiamo di iscrivervi al canale su Instagram, su TikTok e seguiteci su Twitch. Nessuno prende in considerazione le live di Twitch, ma io tutti i giorni dal lunedì al venerdì sono in live su Twitch. Uh-huh. Se volete vedere Sodo incazzata, perché quando gioco tiro fuori il peggio di me stessa, ecco, seguiteci su Twitch. Si può dire Twitch? Sì. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, noi ci teniamo. Sì. Un bacione! Siamo poverini, me tapino, me poverino. Un bacione grande, grande! Se siete arrivati fino a qua, commentate! Prima di tutto, indovinando che cos'è questa cosa qua. Sì, scrivete l'hashtag mela, hashtag pera, in base a scuro secondo hashtag voi. Hashtag pesca, hashtag pomelo. Secondo voi che cos'è? Secondo me è un carciofo. E comunque dobbiamo ancora... comunicare chi ha vinto quella video. Io ci cazzo si ricorda. Ma vado a vedere chi ha vinto quella challenge dei follower. Un bacione. Ma si mangia con la buccia o no? Sì, come la vuoi mangi. Okay. Ciao.